una pasta appetitosissima, con pochi ingredienti, veloce veloce, che volete più? Allora, spaghettone, ho un bello spaghetto, questo qua è uno spaghetto quadrato che mi piace molto. Poi, broccoletti, a Roma si chiamano broccoletti, incominciamo a litigare con i friarelli, le cime di rapa, qua da noi sono broccoletti. Ho preso tutte quante le cimette che mi piacciono da morire per questa pasta. Poi, taralli, no che taralli, friselle, frise, come le chiamano in Puglia, integrali, diciamo queste, belle dure, bottarga, peperoncino, aglio e olio, ma tutto estremamente buono, solo buono ma buona, poche cose ma buone. Allora, sale grosso, saliamo l'acqua, i broccoletti, che cosa sono? Normalmente abbiamo molte più foglie verdi, però per questa pasta utilizzerò soltanto le cime e pochissime foglie. Le cime le taglio in questa maniera, così sono più piccole, gestibili, belle, croccanti, roba bella, roba buona, signori miei. Con sta musica poi, capì che è geniale, vai, è possibile, è possibile. Vado, sta bollendo, ecco qui, li sbollentiamo, però non le stracuociamo, le lasciamo giuste, cotte, ma non stracotte. Nel frattempo, poche abbiamo detto, ma tutte cose buone, che abbiamo? L'aglio di Sulmona, cari ragazzi, roba buona, profumata, olio extravergine d'oliva di olive da giasche, insomma arriva. Ciao Agostino, ecco qui, controlliamo i broccoletti, guardate, guardate il bel colore, mi raccomando, senza coperchio, le verdure si vanno sbollentate, lessate, come volete voi, cotte, ma senza coperchio, così sono più verdi, vedete che bel colore, così, e guardate anche la cottura, vedete, bello, entra bene, è morbido, tiriamo fuori, l'acqua, oh, non ci provate a buttarla, questo è oro, quest'acqua, Pensate quest'acqua che gusto darà alla pasta, quando cuciremo la pasta qua dentro. Allora, queste sono pronte, guardate il colore, perfette. Oh, queste, ora vi faccio vedere una cosa. Fatte così, con un goccetto d'olio così, bagnate qua. È buono così. Adesso, ma con queste friselle che ci facciamo? Sto sentendo la musica e mi viene da ballare. Allora, faccio così, prendo una. Un po' di croccante lo dobbiamo dare, no? Una bella ripassata come si deve. Faccio ben assorbire dalla frisella l'olio che diventa proprio bello, gustoso, saporito. Saltiamo velocemente, pulitina al volo, con la carta assorbente, metto tutto qua dentro e nel frattempo calo la pasta. Mi raccomando, subito giù la pasta, perché sennò abbiamo una cottura non omogenea. Quindi così, belli, dentro l'acqua. Buoni, zitti. Adesso, venite qua. Olio, aglio. Ci vuole, tanto lo metto e lo levo. Me lo lascio, va bene? Sono bravo? Ecco qua, i broccoletti, gli do una tagliata così, grossolana, non devono essere troppo piccoli. Tolgo l'aglio, che ha fatto il suo lavoro. Poi, pezzetto di peperoncino non ce lo mettiamo. Come fai a non metterlo? Come fai? Poco, perché questo qua picca tanto. Vado. Poi, metto anche un po' di acqua di cottura dei broccoletti così e adesso li facciamo stare così tranquilli 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 e che stanno aspettando la pasta che si cuoce. Nel frattempo sto pulendo la bottarga. Ho pensato questa ricetta per i tanti amici che ho e che mi seguono dalla comunità ebraica di Roma, che questa è perfetta, la bottarga, vanno pazzi per la bottarga. Broccoletti a non te dico, quindi si può mangiare, è perfetto. Adesso taglio, no macinata mi raccomando, la tagliamo, devono essere le sfogliette, guardate, guardate che spettacolo, così, con un bel coltello che taglia, o se no con una fetta tartufi, una mandolina, però ecco così, bello sottile, sottile, sottile. Io aggiungo un po' di sale, ma poco, facciamo sempre in tempo poi a metterlo, perché abbiamo la bottarga, abbiamo il pane, lo stito. Guardate i broccoletti, non sono stracotti, nel senso non sono abbrustoliti, sono morbidi, li ho lasciati appositamente morbidi con la temperatura bassa bassa dell'induzione, a metà proprio della potenza, così, senza troppo asciugarli, mi raccomando, prendo la pasta così, bella morbida in modo di dire, ancora non è cotta, è bella al dente, metto un po' di acqua, ok,
Mamma mia che bontà, ragazzi, mi sta venendo la fame. Ci siamo, eh? Spengo tutto, un po' di bottarga. Qua, mamma mia, che bontà, ragazzi. Mi sta a partire la salivazione qua. Allora, vado. Un po' d'olio a crudo, glielo mettiamo? Ma certo glielo mettiamo, che fate? Yeah. Mamma, il rumore è quello nostro, dell'amore. Il suono dell'amore, eccolo qua, mamma mia. Assaggio un attimino, aspettate, se va bene di sale, eh? Questo è l'assaggio per il sale. Da paura. Adesso, impiattiamo. Mamma mia che bontà. Un po' di bottarga così. Due briciolette di mollica. Mamma mia, ragazzi. Non vi è venuta fame? E mo' assaggio pure io. Mollichetta di pane, pezzo di bottarga qua, via qua, bella. Una bontà, veramente una bontà. Giusto il broccoletto, giusta la pasta, la cottura, buonissimo il croccante, ci vuole pure la frisella che fa da croccante. Squisita, provatela, vi voglio bene, un bacio. Che bontà, cazzarola. Mamma mia.